Eccoci, benvenuti, benvenuti allo spazio dedicato all'intervista. Oggi parliamo di volontariato. Quante volte durante le emergenze di volontari ne vediamo davvero tanti, uomini, donne di tutte le età, disposti a dedicare il proprio tempo libero a chi ne ha bisogno. Oggi la nostra ospite è Maria Luca, vicepresidente dell'AVULS. AVULS sta per Associazione di Volontariato nelle Unità Locali Sociosanitarie. Maria Luca è volontaria da 23 anni. Questa associazione si occupa di chi vive una fragilità, la fragilità dei bimbi, quella dei pazienti, degli anziani nelle case di riposo, piuttosto che delle donne, le donne che hanno subito problemi di violenza, oppure dopo la pandemia anche le famiglie che hanno vissuto momenti di difficoltà economica. Vediamo nel dettaglio, intanto benvenuta. Grazie, grazie dell'invito e spero che sia utile per altri sentire ciò che ho da dire. Ecco, ci racconti proprio questo, cosa fanno i volontari AVULS a Catania? Intanto i volontari AVULS ogni giorno dislocati nella nostra città, fra case di riposo, reparti ospedalieri, persone che preparano la spesa per le famiglie disabili, il nostro presidente che gira le scuole per parlare della violenza, insomma c'è tutto un lavorare insieme per cercare di essere presenti per il territorio. Faccio un esempio, il gruppo di oncologia che opera al Cannizzaro la mattina, ogni giorno la settimana, dalle 9 alle 11 e mezza sta in sala d'attesa ad accogliere pazienti, a parlare con loro, ad essere di supporto, ascoltare le loro storie, eccetera eccetera. Le volontarie che vanno dai bambini, supportano i bambini logicamente facendoli giocare, ma c'è un gruppo che supporta le mamme aiutandole nel triste momento del ricovero ospedaliero. Le famiglie che in questo momento sono in enorme difficoltà, non si porta solo il pacco spesa, lo si lascia, ma li si ascolta, li supporta, li si guida e possibilmente li sta vicino in un momento particolare. Quindi i volontari donano se stessi. Ecco, donare il tempo, questo è sicuramente il messaggio più importante. Ma volevo chiederle come si decide di diventare volontario? Beh, io penso che ognuno di noi dentro ha qualcosa che spinge a fare qualcosa per gli altri. Io la mia motivazione l'ho trovata quando ero adolescente, cioè questa voglia di dare qualcosa all'altro, perché nell'altro trovo io completare me stessa, cioè nell'aiutare l'altro. Infatti a scuola superiore aiutavo le mie compagne in un progetto pilota, eccetera. Poi crescendo vedevo che c'era necessità in un'associazione per donare sangue e quindi sono stata lì e sono stata... Perché questa voglia di stare per gli altri? Perché io penso che se dono qualcosa all'altro, questo è il mio pensiero, ricevo tanto e completo il mio essere su questo mondo. Bellissimo. Abbiamo parlato del periodo della pandemia, è stato un periodo difficilissimo per tutti, immaginiamo per chi era ricoverato in ospedale, non c'era la possibilità di avere le visite dei familiari, ci sono stati momenti davvero complicati, anche decidere di farsi ricoverare, insomma era diventato preoccupante perché c'era il rischio di ammalarsi anche di Covid, quindi quello è stato un periodo complicatissimo. Voi ci siete stati sempre, siete stati tra i primi a vaccinarvi, ma i volontari hanno continuato ad essere presenti nei reparti. Quanto è stato complicato quel periodo? Noi siamo stati presenti nei reparti, ma non nei due mesi di totale chiusura. Allora, naturalmente dopo. Chiusura appunto per tutti. È stata una scelta volontaria con il permesso da parte dell'azienda sanitaria dove eravamo. Abbiamo fatto per primi i vaccini e con serenità, perché noi abbiamo pensato, quelle che siamo rientrate, che la solitudine era tanta e stare vicino in un momento drammatico del nostro essere su questa terra, che era necessario avere il sorriso, l'abbraccio e soprattutto la speranza che le cose sarebbero migliorate da parte del volontario, perché il volontario deve sorridere, dare speranza e soprattutto dare
qualcosa di bello durante la giornata. Infatti il mio motto è: vediamo cosa posso fare di bello oggi per gli altri. Ma questo però me l'ha insegnato la mia guida spirituale, professore mio anche a scuola superiore, padre Resca, che un po' tutti conosciamo, che sempre diceva queste cose quando noi eravamo giovani, e quindi io ho portato avanti questa sua idea. Complicato anche perché c'è stato un periodo in cui anche il contatto era impossibile da realizzare, quindi ecco, stare accanto e dare conforto anche solo con le parole, con lo sguardo. E allora usavamo la mascherina, e quindi già questo, il sorriso era difficile, ma gli occhi sorridevano. Io che ho gli occhiali, non mettevo gli occhiali, quindi ero un po' accecata, però riuscivamo a parlare con gli occhi, usavamo i guanti, e quindi c'era tutta questa atmosfera. Però è stato bello perché le persone entrando nella sala d'attesa trovavano quella persona che li accoglieva, perché veramente andare in ospedale per alcuni è stato veramente la parte più brutta. Qualcuno non si è pure curato pur di non andare in ospedale. Ci sono stati anche questi casi di persone che non andavano in ospedale, non si sono fatti i controlli, i follow-up, eccetera, eccetera. Tante situazioni. Quando ci siamo sentite, quando l'ho invitata per questa intervista, ecco, la prima cosa che mi è venuto spontaneo chiederle è stato se in tutti questi anni, lei di anni alle spalle di volontariato ne ha davvero tanti, se in tutti questi anni non c'è stato un momento di sconforto, perché ascoltare quotidianamente tante storie di grande dolore, insomma, poi qualcosa dentro ovviamente rimane, e quindi se ci sono stati momenti in cui ha avuto voglia di fermarsi. Certo, sicuramente, perché io sono un essere umano, mica sono. Ma quando succede una cosa di questa, io penso che tutti noi, anche nel campo del lavoro, lo dovremmo fare. Bisogna prendere una pausa e riflettere perché è successo. Quindi la cosa più sana che si possa fare è fermarsi, partire, fare qualcosa di diverso, intraprendere. Prendere fiato, ma questo lo dico anche ai nostri. Alle nostre volontarie, ai nostri volontari, perché ci sono tanti uomini, fortunatamente negli ultimi anni, perché prima il volontario era donna, adesso negli ultimi 10 anni ci sono tanti volontari uomini. E veramente giovani ce ne sono stati, però conciliare il lavoro con la nostra tipologia di volontariato è un po' complicato. I giovani sono in altre realtà di volontariato, ce ne sono tanti giovani, protezione civile, Croce Rossa e tante altre. Per esempio ieri c'era la raccolta dell'ESMAN e vedevo tanti giovani, perché loro sono pronti a fare questo. Il nostro è qualcosina un po' più, diciamo, da adulta, perché supportare, però i nostri giovani li possiamo trovare nel reparto di pediatria a giocare con i bambini. Ecco, lì ci sono delle persone giovani che logicamente loro sono adatti a giocare, e le persone più le volontarie più adulte supportano le mamme. Ecco, c'è questa situazione qua. Come ci si prepara per diventare volontario? Allora, c'è un corso di base che dura 33 ore, 35 ore, eccetera, fatto appunto da professionisti. Dopodiché si va in reparto o in reparto, qualsiasi altra attività, e si sperimenta. Molti vanno via perché non è facile supportare quello che dicevamo prima, esatto. Ecco, reggere il peso di storie dolorose. Esatto. Altri rimangono per tanti anni. E io non, allo stato attuale non penso di lasciare, anzi per me il giorno del volontariato, che può essere mercoledì, il giovedì, varia secondo i turni, è un giorno molto importante, perché e quando si parte con l'idea vediamo cosa posso fare di bello per l'altro, ecco, quell'altro che mi incontra a sua volta, conoscendomi, perché noi ci conosciamo, mi dirà che bello oggi, e mi racconta, ci raccontiamo. È un modo anche per vedere il positivo, che purtroppo in questo momento molte persone non vedono. Questo per me è il positivo, il volontariato fatto con amore è il positivo di questo momento.
Ci sono delle, le chiamo banalmente, caratteristiche, requisiti, insomma, che un aspirante volontario deve avere. Vi rendete subito conto se una persona, insomma, può reggere, perché non è sicuramente un'esperienza facile. Disponibilità di tempo, voglia di farlo gratuitamente, perché il nostro è la gratuità, voglia di sentire queste sensazioni dentro. Infatti tante persone dicono: che bello, oggi posso tornare a casa, ho tanta voglia di fare tante cose. E poi vedere situazioni delle volte drammatiche ti aiuta ad apprezzare ancora di più quotidianamente la tua vita e a renderti conto che, nonostante tutto, sei veramente fortunata, anche se qualcuno non lo condivide questo, però io penso di essere così, ecco, questo è il mio modo di essere volontaria. Siamo quasi in chiusura, sì. C'è un messaggio che vuole lanciare prima di salutarci? Sì, veramente fare il volontario o fare volontariato significa arricchire la propria vita. Non è vero che si dona solamente, ma si riceve tantissimo. Naturalmente questo volontariato deve essere fatto con amore, cioè l'idea che fai all'altro ciò che vorresti ricevere a te. Bene, io ringrazio la nostra ospite, Maria Luca, vicepresidente dell'AVULS, l'associazione di volontariato nelle unità locali sociosanitarie, e grazie a voi per averci seguito. Grazie.